Cazzo, quanto è difficile comunicare talvolta. Sì, perché non è che noi psicologi siamo esenti. Sì, forse mentre lavoriamo possiamo essere più capaci, ma poi a casa siamo persone, non professionisti. E cosa succede? Che ti ritrovi lì, con quell'immensità di concetti che vorresti trasferire, specialmente alle persone a cui tieni di più, e ti senti incapace di collegarti e di dire ciò che provi e ciò che pensi. E ti senti un pirla perché lo sai che è importante quello che vorresti dire. Sei uno psi, lo sai. La comunicazione è il legame che tiene unite le relazioni. E allora vai ancora più in ansia e pensi che se non lo farai sarà ancora peggio, ma tutto questo ti porta a bloccarti ancora di più perché e se sbagliassi a parlare? E se le conseguenze fossero ancora peggio? E se... Infine dall'altra parte rifletti e comprendi che tanto, se non parlerai, sarà comunque un problema. E lì ti trovi in quel limbo in cui non sai cosa fare e sei bloccato come un cerbiatto spaventato di fronte alle luci di un camion che ti stanno venendo addosso. E tu ora mi dirai, Dani, ok, grazie per questo sbatti, ma... Cos'è che volevi dirmi? Cioè, dove sta il consiglio? Hai ragione, forse oggi voleva essere più una riflessione insieme, lo ammetto. Ma qualcosa voglio dirtelo. Ricorda sempre che è impossibile non comunicare. Quindi scegli bene il messaggio che vuoi trasferire, perché questa è l'unica differenza che potrai controllare.